La Procura di Como ha chiesto il rinvio a giudizio per gli 8 iscritti nel registro degli indagati per la vicenda del fallimento del Calcio Como. Il pubblico ministero Pasquale Adesso ha formalizzato la richiesta al giudice dell'udienza preliminare Carlo Cecchetti e l'udienza è stata fissata per il prossimo 21 giugno. La sentenza di fallimento del Calcio Como risale al 21 luglio 2016. Sono 8 le persone finite nella lente del magistrato, a partire dai vertici di allora, il presidente Pietro Porro, il vice Flavio Foti, il consigliere Fabio Bruni, il presidente della S3C, titolare del 99% delle quote del Calcio Como, Guido Geri, e il suo successore Stefano Roda. A questi si aggiungono i nomi di alcuni professionisti che seguirono le due società, il Calcio Como e la S3C, ovvero i commercialisti Giovanni Puntello e Fabrizio Milesi. Indagato infine anche Franco Pagani, sindaco unico della S3C, che secondo l'ipotesi accusatoria avrebbe omesso di esercitare i doveri di controllo. La richiesta di rinvio a giudizio firmata dalla Procura dovrà ora essere vagliata dal giudice delle indagini preliminari di Como. La vicenda è nota ed è quella del fallimento del club decretato nell'estate del 2016. Per la Procura si tratterebbe di un crack causato dalla distrazione e dissipazione del patrimonio della società. Ruotano attorno a queste contestazioni la cessione del centro sportivo di Orsenigo e la compravendita del marchio. Nel mirino anche la prosecuzione dell'attività dopo aver azzerato il patrimonio sociale e nonostante la presenza di uno stato conclamato di insolvenza già dal 30 giugno 2013, aggravando così il dissesto di altri 2.600.000 euro. Ai commercialisti viene invece contestata la presunta consapevolezza delle fatture per operazioni inesistenti scambiate tra il Calcio Como e la S3C.